Siamo qui per manifestare per il sottopasso che è stato chiuso e ci limita negli orari dei pullman e nell'istruzione. Come si potrebbe migliorare questa situazione? Si potrebbe migliorare che i lavori potevano iniziare molto prima, tutta quest'estate potevano lavorare senza problemi, senza disagi. Siamo qui oggi a manifestare contro la chiusura del sottopassaggio ferroviario per il polo delle scuole Gavazzeni, perché non è possibile che tutte le mattine bisogna fare un giro lunghissimo per arrivare a scuola e perdere tempo, e quindi secondo me la colpa è del comune e di tutti quelli che non ci vogliono aprire la passerella, e dopo la soluzione è riaprirla, per così almeno non sprechiamo tempo ad andare a scuola. L'amministrazione provinciale ha dato l'avvio di questi lavori alla stazione all'inizio di quest'anno scolastico, cosa che potrebbe... Quando una cosa è nostra non ci passiamo sopra, quando una cosa è nostra non ci passiamo sopra, quando una cosa è nostra non ci passiamo sopra, quando una cosa è nostra. Cosa che poteva benissimo fare nel momento in cui le scuole erano chiuse per la paura estiva. Il nostro disagio è che invece di un quarto d'ora per andare a scuola ci mettiamo 50 minuti, e che la soluzione proposta dall'assessore Ceci è stata quella di alzarsi prima la mattina. La soluzione oggi... che impedirà agli studenti di usufruire del sottopasso. E la cosa che chiediamo noi è che, oltre alla messa a disposizione di navette, che hanno già detto che non partiranno se non saranno stipate come bestie, è che la prossima volta l'amministrazione provinciale abbia un minimo di criterio nel scegliere il periodo in cui fare i lavori.